Come vedete, l'innovazione in quest'aula è già oltremodo evidente, non solo per le postazioni dei singoli consiglieri, ma anche per la strumentazione tecnologica con cui è stata dotata l'aula consigliare. Credo che sia un'innovazione di tutto rilievo e di tutto rispetto che ci consente di utilizzare modalità tecnologiche non solo nella gestione dell'aula, ma anche nella registrazione e nella sbobinatura degli interventi che verranno fatti dai singoli consiglieri. Illustro brevemente il funzionamento del sistema, ma prima cedo la parola a Edoardo Leonardesi. Grazie Edoardo. Io ho un
consigliere sa esattamente quanti sono i minuti disponibili. Le microfono sono consentite. Se io intervengo per qualche ragione, il tempo viene stoppato e poi riparte quando spengo il microfono. Terminato l'intervento del consigliere, e non abbiamo più quel sistema che col telecomando davamo il tempo che era tarato su 10 minuti, che se ne aveva 5 ogni volta, per farmi calcolare il minuto in cui doveva terminare l'intervento. Terminato l'intervento, io tolgo la parola al consigliere e sul punto, terminato il dibattito, posso avviare la votazione. La votazione, immaginiamo, maggioranza semplice, scusate, la prendo qua, ok, diciamo la maggioranza semplice che è più facile, io avvio la votazione. Avviando la votazione, ciascun consigliere dalla sua console può votare sì, no o astenersi. Sono i tastini 1, 2, 3 che vedete sulle console davanti a voi. Se volete, per curiosità, schiacciarli in tutte le postazioni, lo stesso voto, sì. Io ho il voto valido, mi viene registrato chi ha votato, quali sono i voti mancanti, mi manca ancora la persona che è il sindaco Marzio Rivero, che aveva inserito la sua scheda. Okay. Qua non posso darvi il report perché ho correttamente il sistema che mi dice il numero di votanti inferiore al quorum strutturale previsto, perché non abbiamo messo maggioranza. In ogni caso, terminata la votazione, io la termino, dovreste vedere anche voi il risultato, 9 favorevoli, 10 e 0 contrari, credo che compaia, perfetto. Poi io torno alla seduta, ok, c'è anche l'immediata eseguibilità quando è necessaria. Il sistema è lo stesso di votazione. Che cosa succede? Vedete che c'è un sistema di telecamere interne. Quando io cedo la parola e si illumina il microfono del consigliere, immediatamente la telecamera inquadra il consigliere che sta parlando. Quindi adesso credo che sia già attivo il sistema, dovrebbe vedersi anche sul monitor, non so ancora, non ancora. Verrà implementato che dalla sala consigliare si vede anche sul monitor il consigliere che parla. Tutto ciò è in diretta streaming attraverso il link che vi è stato fornito nel comunicato stampa. Quindi qualunque cittadino può vedere sia in diretta streaming accedendo al sito del comune, sia mi pare anche sulla pagina Facebook del comune, sì, perfetto, la diretta streaming, e quindi la modalità è identica prima. La seduta, quando terminerà, verrà, io chiuderò la seduta e credo che già dal giorno successivo, sempre nello stesso sito del comune, sia disponibile la seduta che c'è stata con l'archivio storico di tutte le sedute che vengono, che si tengono in consiglio. Diciamo, questa in estrema sintesi è a grandi linee il funzionamento del sistema. E ovviamente non vi nascondo un po' di timore per tutto ciò che muovo, crea un po' di apprensione, però è un sistema molto intuitivo, molto snello e molto agevole nella gestione dell'aula. Non ci richiede più la nomina degli scrutatori, mano alzata, eccetera, perché come avete visto la votazione immediata è fatta dalla postazione. Queste postazioni addirittura avete visto che hanno 5 tastini, perché nel momento in cui si dovessero scegliere dei candidati, compare il nome dei candidati, ogni candidato corrisponde un numero, quindi io voto il candidato da 1 a 5 schiacciando i pulsanti della mia console. Il consigliere, come avete visto, che vuole intervenire nel dibattito, si prenota intervento, quindi io cedo la parola in funzione dell'ordine di presentazione,
Direi, vi ho detto come funziona.